Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano ovviamente il provvedimento più atteso, un atto per cui si aspettava ormai da 10 anni a livello di politica regionale. Si tratta del piano regionale dei rifiuti che ha ricevuto l'ok dal Consiglio regionale a maggioranza, ma non sono mancate nell'ultimo periodo le frizioni all'interno del Partito Democratico, fortemente critiche le opposizioni. Vediamo. Un documento atteso da 10 anni sul quale sono emersi numerosi mal di pancia all'interno del PD, ma che poi, al termine di una lunga seduta in Palazzo del Pegaso, ha trovato il via libera dell'Assemblea Toscana con l'appoggio di Italia Viva. Il piano regionale dei rifiuti, il provvedimento più atteso ed importante dell'intera legislatura, è stato approvato a maggioranza in aula con 22 voti a favore e 13 contrari. L'atto traccia la rotta dello smaltimento e fissa alcuni punti chiave: no agli inceneritori, meno discariche e sempre più economia circolare, con l'obiettivo del 65% di riciclaggio entro il 2035. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa, perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente, ma che viene data anche all'economia, perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Noi siamo consapevoli che è una proposta importante, ma che ha ancora anche bisogno di alcuni perfezionamenti. Italia Viva è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare, che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina, che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura, che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Resta però il problema riguardante l'area della Toscana centrale, che senza nuovi impianti al momento non è in grado di smaltire la quantità di rifiuti prodotti. Fortemente critiche le opposizioni, centrodestra e 5 Stelle, secondo cui il nuovo piano regionale aumenterà i costi e non risolverà gli attuali problemi. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui, come dire, si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale, e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di Case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione, che è il vero obiettivo, e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione, perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio, perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi, rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria, perché poi questi impianti, anche se pochi, che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da 3. E in realtà si è andato a creare, grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione, dei privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility, grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Ecco il guadagno che avranno i cittadini da questo piano, che è assolutamente sconclusionato nella nascita come matrice iniziale e soprattutto per gli obiettivi, che sono belli sulla carta ma in realtà irrealizzabili. In Consiglio regionale è stato illustrato anche il report sulle politiche di concorrenza. Il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, è stato il relatore. Il Comitato Europeo delle Regioni ogni anno predispone il rapporto sulla concorrenza che è stato affidato per il 2023 ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana e appartenente al comitato composto da 329 membri. Ho sempre detto che volevo essere la voce della Toscana nel Comitato delle Regioni, in Europa, e per questo ho voluto confrontarmi con gli stakeholder del territorio, con chi ogni giorno questi temi li vive, con le imprese, con i sindacati. A loro va il grazie. Grazie per i suggerimenti e gli spunti che mi stanno e ci stanno dando. La stessa iniziativa l'avevo fatta a livello europeo. A me piace costruire pareri, risoluzioni che partano dalle istanze delle imprese e dei cittadini. Il tema della concorrenza è un tema difficile che sembra lontano dalle vite delle persone. Invece voglio dire alle cittadine e ai cittadini toscani che è un tema della nostra vita, perché se uno Stato europeo ha più margini, più possibilità di
di concedere aiuti di Stato vuol dire che un'impresa che compete con una nostra impresa sul territorio può essere favorita, e se viene favorita vuol dire che un'impresa del nostro territorio rischia di poter perdere lavoro, occupazione. E invece in questo parere io chiedo che gli aiuti di Stato non vadano a discapito della coesione territoriale. È necessario che ci teniamo insieme, che ci sia supporto, ci sia generosità da parte di tutti, ed è quello che ho chiesto anche ai componenti dei paesi che hanno più forza in questo momento. Ad oggi questo dialogo è un dialogo aperto. Mi piacerebbe che il 17 e il 18, quando andiamo a approvare questo parere, venga votato da tutti, senza distinzione di colore politico, senza distinzione di territori, perché guardate che anche all'interno dei territori che hanno più capacità fiscale, più forza, penso alla Germania, ci sono anche territori che soffrono, e quindi è interesse anche loro che le disuguaglianze si riducano invece di ampliarsi. E questo ascolto di oggi per me è stato molto importante, davvero una grande partecipazione del tessuto economico, sociale e produttivo, che mi dice che il metodo, la strada è quella giusta. Tra gli aspetti più rilevanti oggetto del rapporto, per cui sono stati consultati i principali stakeholders, c'è l'individuazione di strumenti per rilanciare la politica industriale, per rafforzare il mercato digitale, rivedere le politiche sugli aiuti di Stato alle imprese, accrescere gli investimenti nella transizione ecologica e digitale. Il parere si compone di più parti. Nelle parti della concorrenza illustriamo alcuni strumenti che sono stati illustrati dalla Commissione durante questi ultimi mesi, come il Digital Market Act, che va a regolare i gatekeeper digitali affinché si crei un mercato digitale equo e competitivo, il regolamento sui sussidi esteri, che è importante perché individua quelle imprese che ricevono aiuti da parte di stati esteri, andando a inficiare sulla concorrenza europea. Ma la parte centrale del nostro progetto di parere è quella sul tema degli aiuti di Stato, importantissimo perché negli ultimi anni si è assistito a un rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato, e noi auspichiamo invece una riforma strutturale che vada ad assistere anche gli investimenti strategici in tema di politica industriale. Il pericolo è che gli aiuti di Stato sono stati usati per reagire a delle crisi pandemiche e poi della guerra in Ucraina, ma hanno inficiato le politiche di coesione, perché gli stati con maggior capacità fiscale hanno potuto assistere le loro imprese nazionali maggiormente. Al contrario, le imprese che sono state assistite meno avranno un disvantaggio nel mercato europeo. E in ultimo la proposta STEP. Facciamo un ragionamento sul fatto che non deve dipendere da una riallocazione di fondi già stanziati alla coesione, ma da fondi indipendenti e mirati proprio all'industria e all'innovazione. Ma è stato sicuramente un momento di confronto molto importante, arricchente. Ci sono stati messi a disposizione molti, molti spunti, quindi bene ha fatto il Presidente Mazzeo, che ha questa importante responsabilità, a convocare anche gli stakeholders della Toscana per raccogliere le loro riflessioni e soprattutto per mettere in fila una serie di riflessioni. Sicuramente il tema della concorrenza è un tema che attraversa tantissimi ambiti della nostra vita economica e anche produttiva, e sicuramente, insomma, quelle cose che sono emerse nel corso del dibattito saranno utili al Presidente Mazzeo, ma anche alle attività che cercheremo di portare avanti ancora di più, con ancora maggiore determinazione, sia all'interno della Commissione Europa e, come sicuramente avrà detto la Presidente Bugetti, anche in seno della seconda Commissione. Sono momenti di confronto e d'ascolto assolutamente fondamentali, è un tratto caratterizzante anche di questa legislatura, e su questo noi continueremo a lavorare e a impegnarci. Il ruolo delle regioni è importantissimo per definire quelle che sono le politiche europee, lo vediamo quotidianamente, quindi mattinate come questa, con l'ascolto delle associazioni di categoria, ci consente di utilizzare al meglio e di declinare al meglio gli strumenti di cui disponiamo, in particolare fondi di coesione, sui nostri territori. Io ho parlato anche del ruolo locale, quindi solo le regioni ma anche i comuni, perché sono quelli che materialmente possono lavorare insieme alle associazioni di categoria
categoria e mettere in piedi le politiche migliori, i bandi migliori per dare una mano alle aziende che possano essere più concorrenziali. È un tema che sembra lontano, quello dell'Europa, ma che tocca la vita di tutti i cittadini e di tutte le imprese della nostra regione, che sono particolari perché sono piccole e medie imprese, a volte microimprese, che hanno bisogno di essere strutturate. E i fondi dell'Europa in questa regione, anche storicamente, sono stati determinanti per far crescere molte delle aziende, le start-up, ma non solo, e anche per eliminare o correggere alcune politiche che potevano essere a vantaggio solo dei più grandi e meno dei più piccoli. Questi dunque erano i principali argomenti della puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento con la nostra trasmissione è sempre su RTV 38 tra una settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.